Siamo a Sestina per la Sagra della Bistecca, 23esima edizione mi pare, con noi c'è il sindaco Marco Renzi. Come sta andando e come va questa edizione rispetto alle altre? Direi bene, molto bene, è una straordinaria occasione per venire in montagna a vedere quali sono le qualità culinarie appenniniche. È un'edizione importante e siamo lanciati verso nuovi orizzonti, verso soprattutto la qualità, ecco, dei nostri prodotti, delle nostre montagne e in primo luogo ovviamente la carne chianina. E c'è stato un concorso di popolo notevole sia ieri che oggi, sostenuto anche da una qualità dell'aria serena, e vedo che insomma sta riuscendo bene anche organizzativamente, quindi siamo molto soddisfatti. Però Sestino non è solo carne chianina, ma vediamo una bella esposizione di opere e anche il museo, perché Sestino comunque è un paese di origine romana. Allora, noi siamo riusciti a tenere quasi segretamente il nostro tesoro prezioso tra queste montagne, ma pochi sanno che qui c'è uno dei più importanti musei di reperti archeologici romani di tutta la provincia di Arezzo, e quindi diciamo dell'Appennino. L'antica Sestinum ci ha restituito dei reperti straordinari che possiamo ammirare nel nostro antiquarium nazionale, e la tradizione di allora, quando si scolpivano cippi, statue e tempietti, è oggi testimoniata anche dagli artisti, e ne abbiamo uno d'eccezione oggi qui nostro ospite, che con le sue opere ha dato lustro alle attività della FAO e dell'ONU, niente po' di meno che Andrea da Montefeltro. Allora, Andrea da Montefeltro, complimenti per le tue opere, vediamo, sono molto molto belle. Mi dicevi che scolpisci in pietra arenaria, da quant'è che fai questo lavoro? Sono circa un 10-15 anni, è nata come passione, ma sta diventando sempre più un motivo di orgoglio anche del territorio. Ho voluto proprio in questa occasione portare, prima di inviare l'opera per l'Expo di Milano, l'opera che invece rappresenterà la FAO. È un'opera che rappresenta chiaramente quello che è l'universalità e il cibo, e quindi sono i due elementi cardini che sono la base appunto dell'Expo e che contraddistinguono la genuinità appunto delle nostre terre. Bene, bellissimo, complimenti. Allora Marco, ci auguriamo che molta gente venga a vedere sia il museo, che ha degli orari precisi, dei giorni in cui è aperto. Allora, sicuramente nel fine settimana è più facile. Al momento siamo organizzati con i volontari, quindi domenica pomeriggio o il sabato lo possiamo trovare aperto. Per il resto basta una telefonata dove si trova il numero all'ingresso e potrete visitarlo, insomma, anche durante la settimana. E anche su internet, se noi digitiamo Sestino museo, troveremo tutti i contatti. Ma certamente, abbiamo anche il nostro sito istituzionale dove potete eventualmente trovare contatti in tempo reale. Quindi un invito a vedere il museo, un bellissimo territorio, la carne chianina, chi non riesce quest'anno perché ormai siamo al termine della festa, il prossimo anno, perché è sempre un territorio da riscoprire, sempre nuovo, c'è il Sasso di Simone, il parco naturale, quindi tutto da vedere. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Nuova a voi. Edizione del nuovo comitato Proloco. Lei è il presidente. Io sono il presidente. No. Serafino Fabretti. Lui è il segretario. Segretario, uno degli aiutanti storici della Proloco, anche se cambia un po' la gestione, te sei sempre qui. Sì. Vice segretario, per essere precisi, dai. Se proprio vogliamo metterlo nella precisione. E lui è Filippo. Filippo Berni, sì. Filippo, senti, c'è stata ieri un vesper raduno. Sì. È già qualche anno che fanno il vesper raduno, sì. Hanno detto che ci sono state molte vespe. Sì, quest'anno è il quinto anno del vesper raduno, siamo stati molto contenti perché c'era una cinquantina di vespe, che rispetto agli altri anni è stato un numero molto maggiore rispetto all'anno scorso, ma anche agli anni passati. E niente, questo vesper raduno si svolgeva in piazza Garibaldi, dopodiché gli è stato offerto durante una tappa del giro, e gli è stato offerto un aperitivo da noi della Proloco di Sestino all'agriturismo Sasso Simone Simoncello, in collaborazione anche con il Casale dei Barboni. E la particolarità del giro comunque che fanno ogni anno, che cambia. Sì, ogni anno cambia, e ogni anno facciamo scoprire ai nostri vespisti le particolarità del nostro paese. Ad esempio l'anno scorso abbiamo mandati al parco faunistico di Ranco Spinoso, e quest'anno abbiamo mandati su a Casa Barboni perché c'è proprio una bella veduta del panorama.
panorama e soprattutto della riserva naturale del Sasso di Simone. Quindi anche un po' per far conoscere la zona, perché certo. Molti venivano anche da lontano, visto la città di Castello qualcuno? Sì, allora sono venuti da città di Castello, da Morzano di Romagna, da San Mauro Mare addirittura, ma altri anche da San Sepolcro, da Siena addirittura, e quindi dai, siamo contenti e sperando che ogni anno che passerà si ingrandisca sempre di più. Che aumenti il numero, certo. Bene. Invece Serafino qui con le bistecche, le quantità più o meno, quanto siamo arrivati? Siamo intorno a 2000 bistecche. Quelle di ieri e quelle di oggi si spera anche di più. Altre 2000. Quindi molta gente. Successo, sì. Sono rimasti più che mai contenti, si sente dire perlomeno quelli che vociano un po'. Io addirittura per caso ieri ho incontrato un signore in bicicletta che è venuto sia a fare l'escursione ma con la scusa è venuto a mangiare la bistecca, veniva da Pavia. Sicuramente sarà stato bene perché mangiare la bistecca come la facciamo noi, con la vecchia maniera, un grande fuoco che c'è, tutta una bella cucina, perciò diamo il massimo di quello che possiamo fare. Serviti al tavolo, diceva Filippo. Tavolo perché è l'unica sagra che serviamo tutti a tavolo, che non ci deve muovere il cliente per nessun motivo. E vogliamo fare un ringraziamento agli aiuti, perché tutti gratis, penso, vero volontà. Tutti quelli che sono venuti innanzitutto a mangiare hanno creato la fiducia di questa piccola Proloco che siamo pochi, però tutta giovani, siamo molto giovani, meno che io sono il più vecchio, che ancora non mi sento vecchio, perciò... Importante sentirsi giovani io mi sento giovane, ho la fiducia di questi giovani che hanno lavorato tanto, lavorano bene e siamo qua. Bene, Filippo, ringraziamo anche te e tutti i tuoi colleghi. Io inoltre tutto volevo ringraziare tutti i volontari che ci aiutano, tutte le associazioni che ci hanno aiutato per creare questa manifestazione, insomma tutte le persone che in qualche modo hanno dato il loro contributo. Volevo ringraziarli tanto, il Presidente e tutti noi della Proloco, ringraziamo tutti, veramente di cuore. Grazie. Io oramai vengo da sempre, bisogna venire a mangiare la bistecca a Sestino. Guardate, va. Questa è buona, La ringrazio, buon appetito. Grazie.